praticamente sarà per le gambe, ti aiutaci a stare in sella, praticamente faremo uno squat, quando risaliamo affondo da un lato e affondo dall'altro. Ok, qua la difficoltà è quante ripetizioni fate, iniziate con 7 ripetizioni, che vuol dire una ripetizione, uno squat, fondo a fondo e una, fino ad arrivare anche a 15 ripetizioni. Mi raccomando, la schiena non è così quando scendete, ma la schiena è bella leggermente di partenza, sedere in fuori, questo è lo squat corretto. Salite, affondo da un lato e affondo dall'altro. Questo è il primo. Secondo, facciamo il burpees, versione più facile. Scendiamo, ci sbilanciamo leggermente in avanti, una gamba per volta, andiamo a terra, saliamo, una gamba per volta e facciamo un balzo. La versione più quella normale, ci sbilanciamo e facciamo questo. Mentre quello facile lo fate in due tempi, questo lo fate in un tempo solo. Poi facciamo in appoggio, sempre sulle mani. Allora, potete iniziare stando più verso dietro, verso col peso leggermente più verso le gambe, è un po' più facile. Il sedere è contratto e faccio lavorare le scapole. Adduco le scapole e antepongo le spalle. Per complicarlo, vi sbilanciate in avanti, sempre i glutei contratti, e faccio questo lavoro. Se preferite a questo, avete una barra, un TRX, potete fare anche le trazioni. Mettete sotto così, fate anche le trazioni sulla sbarra oppure al TRX. Attaccate il TRX a un gancio alto e fate appunto il TRX a 45 gradi. Poi facciamo questo per aumentare il ritmo. Jumping jack, tutto chiuso, tutto aperto. E poi l'ultimo esercizio, sempre in posizione, diciamo, della partenza del push up. Mi sbilancio abbastanza in avanti e chiudo gamba destra verso mano sinistra e viceversa.